Quindi è cascata l'amministrazione tossici, ma perché è cascata? Non lo Cioè? Non lo so. Che idea si è fatta? Non lo so, mi fa solo ridere. Oggi si fanno affari qui al bar perché la gente viene a commentare. Questo è l'unica nota positiva. Il professor Bifar è dello stesso paese della sindaca, appena sfiduciato. Ma lei è dispiaciuto? No. Non mi pronuncio. È il risultato di giochini di basso profilo che hanno fatto quelli dell'amministrazione. Adesso c'è un fuggi-fuggi generale perché si preparano per le prossime elezioni. E ne fa le spese la sindaca? No, chi ne fa le spese è la popolazione, la gente purtroppo. Ma veramente sono le ultime due volte che ci stanno sulla lista e Sì. questo per la democrazia non è un gran bene. Secondo lei non ha governato bene questa giunta, questa amministrazione? L'amministrazione assolutamente no. Le dispiace? No, per niente, doveva... Perché? prima doveva succedere questa Ma cosa. perché? Perché qui non funziona niente. Signora, Io sono contentissima se è caduto il LOL, meno male. perché? Perché? Beh, io ci ho chiuso pure il Però un po' negozio. cattiva con la Rispoli. Io sono cattiva, no, in genere. Io avevo un'attività e davo la mensa su all'asilo. È subentrata da quando hanno tolto le cuoche del comune e sono subentrate le cooperative, mi hanno fatto fuori. D'Artagnan, il prossimo sindaco chi sarà o sindaca? Io non lo so. Ma chi si candida? Timoteo o Riesce Tarquini? Non lo so. Lei è un tarquiniano. Io sono un tarquiniano, Eccolo anche se fino a oggi non gli ho mai votato. Tieni presente questo. là. Ah. Quindi vedi a che punto siamo ridotti, che io sono costretto a votare Tarquini dopo che non gli ho votato per 3 o 4 legislature. E lei a chi voterà il prossimo 9 giugno? Perché si rivota, Si rivota. Bisogna vedere Chi si candida? quante liste sono. Se è una lista sola non vado neanche a Ce ne votare. vogliono due. Minimo due.